Ti piace? Ho sistemato tutto. Beh, con l'aiuto della signorina Marianna. Marianna? Sì, vuole intromettersi in tutto. Che cosa possiamo farci? Bene, vado a preparare qualcosa da mangiare. Che cosa è venuta a fare? A salutare il signore. Avrebbe potuto aspettare domani mattina, no? Non ha voluto. E tu? Come stai? Bene. Ormai non manca molto, vero? E come lo chiamerai? Se è maschio, Juan. Perché? Perché lui sarà il suo padrino. Dimmi la verità, Gioacchino. Alla signorina Marianna piace Juan? Io credo di sì. E se dici che ti dispiace, mi arrabbio sul serio. Perché dovresti arrabbiarti? A te che cosa importa? Mi importa, sì. Juan, ci sono visite. Che cosa? Ci sono visite. Chi è? Chi può essere? La signorina Marianna. Che cosa vuoi mangiare oggi? Vieni. Voglio parlare con te. Di che cosa? Quanto manca perché nasca tuo figlio? Più o meno 2 mesi. Voglio che il bambino abbia un padre. E perché? Tu gli farai da padrino, no? Sì. Ma tuo figlio dovrà avere un cognome. Cosa importa? Tu non ce l'hai e non per questo sei da meno degli altri. Anzi, sei il migliore. Ieri sera ho visto Castaldo. Insiste nel volerti sposare. Ma non voglio io. Ma sì, lo so. E sono d'accordo con te. Ma anche se non ha intenzione di sposarti, almeno permettigli di riconoscere il bambino. Io pensavo che adesso che sei rimasto solo, adesso che non hai più una moglie, potrei restare con te. Perché non dai il tuo cognome a mio figlio? Quando il signor Nicola ti avrà dato il suo. Ne sarei felice. Ma è una decisione di cui devo discutere. Con chi? Con Beatrice. Ma scusa, se non è più tua moglie. E poi ti ha abbandonato. No, non mi ha abbandonato. E appena saprò dov'è, finalmente andrò a cercarla. E tornerà con me. Pensaci bene, Angelica. O tu sposi qualcuno, o accetti che Castaldo dia il suo cognome al bambino. A presto.